Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Shikoden 5 e dopo aver effettuato il rito di purificazione della volta scorsa siamo pronti ad andare verso Raftfleet, quindi una nuova zona, una nuova città e soprattutto dei nuovi alleati, ma cosa più importante in assoluto, la nuova waifu, o per meglio dire una delle mie waifu per eccellenza in Shikoden 5. E chi mi conosce capirà sicuramente il perché. E chi conosce il gioco saprà sicuramente perché. Allora, per raggiungere Raftfleet dobbiamo semplicemente seguire il fiume verso sud. Quindi andiamo tutto in basso e come potete vedere già appare il segnale della città, che però in questo caso ci ha riportati indietro. Quindi non vorrei che io il fiume lo debba seguire dall'altro lato, forse. Ok, credo che... sì, dobbiamo seguire il fiume, però mi sa dall'altro lato. Allora, vediamo se è così. Eccoci qua, siamo arrivati a Raftfleet. Yes, possiamo andare. La musica qui è troppo gemmosa, tra l'altro. Ecco qua, qua ci fanno vedere già una panoramica, no? Di dove dobbiamo andare. E così questa sarebbe Raftfleet, eh? Non scherzavano quando dicevano... il capo Raja è laggiù, nella nave più grande, che viene chiamata il Dahak, se non mi ricordo male, perché queste sono informazioni che poi ti restano in mente, tra l'altro. Cosa faremo? Tua madre urlerà come una matta. Adesso non fare la femminuccia con me, pa. Mi fai venire da piangere. Basta voi due, andiamo. Ok. Qui adesso, prima di raggiungere ovviamente la barca enorme, possiamo girare. E nel frattempo... ecco qua. No. Ehi, Merun. Oh, Lun. Lun, giochiamo. Scusa Merun, ma oggi sono impegnata. No, peccato. La prossima volta, d'accordo? Ok. No. È raro vedere un castoro da queste parti. Un castoro? Caro cavaliere della regina, non ne avete mai sentito parlare? Non conosco ancora molto bene Falena. Vivono nelle montagne del sud, sono amichevoli, socievoli e maestri nelle costruzioni in legno. Ma ultimamente pochi castori si allontanano dal loro villaggio. A volte Merun viene qui per giocare, però non le piace andare a Lord Lake. Va bene, proseguiamo. Allora, stiamo andando per davvero. Non è questo il momento per arrendersi, papà. Che tra l'altro Lun è identica a sua madre. Però sua madre è un po' più scoppiettante, se così si può dire. Allora, noi sale ne abbiamo già comunque un bel po'. Però io ne voglio comprare ancora. Ok, compriamo il sale. Vi ricordo che il sale ci serve per un personaggio in particolare. Le voci per ora non c'è bisogno di verificarle, perché tanto non ci interessa. Però comprate il sale quando potete. Ne servono circa 6 unità, però io ne prendo qualcuno in più. Benvenuta a Raftfleet. Ok, vedete, qui ci sono le indicazioni per raggiungere la barca grande. Noi gente di Raftfleet abbiamo sempre vissuto a modo nostro. Troppo autonomi, secondo il Palazzo del Sole. Un cattivo esempio, insomma. Le tensioni degeneravano spesso in scontri. Quando però Raja divenne comandante della Marina Reale, arrivammo ad una sorta di accordo. Ci fu riconosciuta la nostra indipendenza e fummo esentati dal pagare tasse. E da allora pace fatta fu. Quindi, diciamo, un piccolo compromesso c'è. Allora, qui c'ho già un forziere, pezzo di tuono, che non è un insulto ma è neanche un complimento, però è un pezzo della runa tuono, che fa comodo.
qui ci sono le cucine, ma non c'è nulla da prendere. Allora, non parlo con tutti perché non ce n'è effettivamente bisogno. A me interessa soltanto andarmi a prendere i forzieri per ora, che qui dovrebbero essere un bel po'. Dovrebbero essere quasi una decina addirittura, se non mi ricordo male, perché poi ovviamente sapete benissimo che la mia memoria delle volte viaggia per i fatti suoi. Allora, lì c'è un altro forziere che andremo a prendere. No? Altezza? Che piacere vederla. Lun, che stai facendo? Perché sei col principe? Beh, una lunga storia. Esatto, che questa lunga storia adesso la racconteremo a tutti i nostri amici in ascolto. Allora, altro forziere. Pezzo di sigillo fuoco. Dovrei unirli poi sti pezzi, ma lo farò quando poi gestirò il menu, che basta che fai ordina ed è tutto a posto. Allora, e già abbiamo preso due forzieri, se non sbaglio, giusto? Ok, dovrebbero essercene ancora un paio durante il tragitto. Dovrebbero essercene ancora un paio. Ecco, qui c'è l'estimatore. Però a noi per il momento estimare non ce ne frega un cazzo. Ecco, qui è da dove si prendono le barche in teoria, giusto? Che c'era tipo il molo dove era possibile prendere le barche. Cosa che noi ancora forse non possiamo fare. Ecco qua, maestra runa. Lei potrebbe... cioè, lui potrebbe essere interessante. Perché posso fare unisci pezzi, ma al momento non ce li abbiamo. Se acqua e vento, va bene. Questo immaginavo tu fossi... Allora, aspettate un secondo. Facciamo... ecco, oggetti squadra. Così li uniamo praticamente. Ecco, vedi, sfera dell'acqua, sfera del sonno, pezzo di tuono, pezzo del sigillo, pezzo sole, pezzo rabbia, pezzo incremento. Madonna mia, questa sfera OP. Va bene. Incremento OP. Allora, continuiamo, perché dobbiamo appunto prendere tutti i forzieri. Qui abbiamo anche l'armaiolo. Ah no, il fabbro? Ah, possiamo aumentare il fabbro. Eh sì, perché alcuni eravamo rimasti indietro. Solo che soldi come siamo messi? Siamo messi malissimo. Allora no, per ora no. Lascia perdere. Fai finta... ecco, qua c'è l'armaiolo. Vediamo se c'è qualche cosa magari di interessante. Polsini di cuoio. Ok, direi che possiamo... il gito sacrificale in realtà lo possiamo vendere uno. Va bene, questi non mi interessano. Alla fine io gito sacrificali non ne uso e non ne userò mai. Proprio, cioè, non mai nella vita. Potrebbero essere comodi senza ombra di dubbio, però per me no. Come si suol dire. Allora, qui in giro però dovrebbero esserci, esatto, mantello d'argento, dovrebbero esserci gli altri oggetti. Ok, mantello d'argento completamente useless. Ok, abbiamo preso quanti? 3 o 4 forzieri? Non mi ricordo. Dovrebbero essercene ancora un paio da prendere, ma credo che forse si trovino nel Dahak. Perché non mi ricordo se il totale dei forzieri era una roba simile.
Purtroppo non li ricordo il numero dei forzieri a memoria. Io me ne ricordo un paio. Ecco qua, qua ce ne altri due. Mega medicina e gizzo sacrificale. Quindi vabbè, non abbiamo perso nulla praticamente. Ok, credo che ne manchino pochissime adesso come forzieri. Forse altri due? Probabilmente altri due, un altro forse, no. Ecco qua, da hack. Forse l'ultimo forziere si trovava esattamente qua. Ma non si vede nulla. Allora vediamo, facciamo il giro da questo lato perché forse il forziere era di qua. Tra l'altro guardate quanto è enorme sta barca. Perché barca una vera e propria nave. Un vascello praticamente. Un galeone? Manco vascello, è proprio un galeone. Un galeotto. Qui abbiamo la sfera per salvare e qui ci ritroviamo praticamente nella zona centrale con l'apprendista delle dei combattimenti. Vediamo se possiamo apprendere qualcosa. Eh sì, vedi, qualcosa ce l'ho. Attacco più. Boom. E siamo già a C almeno, vedi? Precisione, contrattacco, barriera. E aumentiamo anche un po' di vitalità. Perfetto. Poi attacco più per la nostra Leon, così la facciamo un po' più aggressiva. Sializ invece lancio lungo. George addirittura attacco E. Mamma mia, ed è già così forte, ed è una macchina praticamente. Ecco qua. Ok. Vedete, poi qui possiamo apprendere invece l'allenamento per quanto riguarda le magie. Quindi ci saranno i personaggi più fisici che verranno ovviamente allenati dove c'è la spada. I personaggi magici ovviamente dove c'è il libro con la magia. Questo mi sembra abbastanza logico. Anche se tutti possono comunque migliorare le loro stats in questo modo. Cioè si potranno farmare i VA e quindi farmi tutto. Allora qui non c'è nulla. C'è il bagno. Ok, io non so se mi manca effettivamente un forziere o li abbiamo presi tutti. Io ho sto pallino di prendere i forzieri, mannaggia a me. Però, vabbè, andiamo avanti per ora. E qui adesso vi presenterò la mia waifu. No need to yell, I'm not that old. The royal family tomboy, is it? Eccola là. Tomboy? Raja, is that how you greet your old friends? That was a compliment. And who's the handsome young lad you've got with you? Ah, his Royal Highness the Prince. That cute little kid I knew is this big already. That means this young lady must be Leon, the Queen's Knight's apprentice. And you must be the famous George Prime, the one His Majesty Farad brought back with him. Guardate loro come sbucano da dietro. Impauriti, già sono. Difficile a dirsi ora come ora, ma questa vecchia donna un tempo era il comandante della Marina Reale. Ha contribuito a respingere l'esercito di Armes quando ci invase 8 anni fa. È un eroe nazionale. Cosa? Intendi dire che sarebbe lei il famoso ammiraglio Raja? Beh, è stato tanto tempo fa. Oggi sono solo un'anziana signora che cerca di trascorrere una vita serena sul fiume. Oh sì, lascia che mi presenti. Questa signora è il mio secondo in comando. Che di secondo non c'ha niente. Piacere, io sono Kisara. È un vero piacere conoscervi. Cioè, guardate già che proporzioni hanno le sue bocce. Vabbè. E per motivi che ancora mi sfuggono, è anche la moglie di quell'idiota che si nasconde laggiù. Aix! A quanto pare questi due hanno combinato ancora guai, eh? Di che si tratta questa volta? Capisco. È una grave offesa, non c'è alcun dubbio. Log?
Beh, tesoro, capisci... Perché non usi mai il cervello? I tuoi piani strampalati ci cacciano sempre nei guai. Mi devi perdonare, Luna sei un santuario, così ho pensato che non avremmo dovuto spartire la torta con nessuno. Devi ammettere però che nessun altro ha mai pensato a un piano del genere. Nessuno ci ha mai pensato perché era un'idea terribile. Scusa mamma, ho provato a fermarlo, ma lui mi ha spiegato il suo piano e mi sono lasciata prendere dall'entusiasmo. Beh, è un vero peccato. Sei abbastanza grande per capire. Sì, mamma. Chi sarà? Puoi punirli come preferisci sul retro, hai il mio permesso. Oh, grazie, ammiraglio. Vieni con me. Anche tu, Lun. Punirli? No! Dacci un taglio, pa, ce la siamo cercata noi. Mi spiace per tutto questo e mi spiace che abbiate dovuto far fronte a tutti questi fastidi per tenere la questione internos. È tutta colpa di quei due sciocchi, non ti devi scusare di niente tu. Non è esattamente vero, sono io che ho dato l'ordine di cercare loro. Certo, non sono stata io a dir loro di prendere la polvere d'oro battendo un terreno sacro. Come mai hai bisogno d'oro, tutto d'un tratto? Molti nobili ci hanno chiesto oro puro, ha mandato i prezzi di mercato alle stelle. I nobili vogliono l'oro? Stanno cercando di assoldare qualche mercenario. Probabile. I mercenari preferiscono l'oro puro alle monete d'oro. La fazione Barrows in particolare pare ne abbia un bisogno disperato. Stanno cercando di rimediare qualche mercenario dall'inizio dei giochi sacri con mezzi leciti o illeciti. Non so cosa abbiano in mente, ma non si raccimolano i mercenari per una piacevole e civile chiacchierata. Ma sono certa che Sua Maestà e la Regina e Sua Maestà Ferid ne siano al corrente da tempo. Voi ragazzi non dovete stare in pensiero, quindi su col morale. Dato che siete arrivati fin qui, dovreste farvi un giro per Raftfleet, sempre che non siate di fretta. Non è il posto più sofisticato del mondo, ma la gente è così allegra e vibrante che dubito vi annoierete. Non mi dispiacerebbe. Credo ci faremo subito un giro. Noi già l'abbiamo fatto. Ok, Log e Lun hanno lasciato la squadra, ovviamente. E qui adesso possiamo, ovviamente, decidere di fare un bel giro per conti nostri. Ecco, qui adesso non c'è nulla. E se andiamo dall'altro lato, non mi ricordo se si sentivano forse le suppliche. Ecco, dai mammina, basta, sai che non sono bravo a fare questi lavori. Io quante budella sanno. Queste budella sanno di vomito, puzzerò per giorni. Finite di lamentarvi e tornate al lavoro. Dovreste ringraziare il cielo che ve la siete cavata con così poco. Non ve ne andrete di qui finché non avrete pulito mille lucci. Ecco, sì, esattamente questo intendevo. Ok. Adesso qui praticamente possiamo tranquillamente uscire, cioè il suggerimento di farci un giro serve solo ed unicamente per familiarizzare con il luogo, perché comunque la città di Raftfleet sarà un punto centrale nella parte iniziale della storia, cioè in tutto quello che succederà adesso, perché per il momento, come notate, c'è molto parlato e poco giocato in realtà. Ci sono molte questioni un po' più burocratiche, un po' più roba da, diciamo, da politici che da giocatori di ruolo. Ma questa cosa ovviamente finirà. Questo è soltanto un lungo intro che stiamo praticamente assistendo del gioco. Si avrà modo di fare tanta roba spesso e volentieri. Va bene, una volta fatto tutto ciò possiamo uscire. Sì. Noi già abbiamo esplorato Raftfleet, quindi non abbiamo bisogno di esplorarla nuovamente. Fatto ciò, possiamo tornare a casa. Quindi possiamo ritornare a Solfalena. Ok. Eccoci qua, Solfalena. Yes. Allora.
A questo punto qui dobbiamo semplicemente ritornare indietro, cioè dobbiamo ritornare praticamente a palazzo, quindi tutta la città l'abbiamo già esplorata, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, possiamo dritti andare avanti con la trama, perché mi rendo conto che la trama a ingranare ci sta un po', purtroppo, perché questa è una grossissima introduzione a tutto quello che sarà il gioco, ma vi posso assicurare che ovviamente dopo si avrà modo di fare tanta roba. Bisognerà reclutare i personaggi, bisognerà allenarsi, bisognerà potenziare le nostre build, tra virgolette, quindi ci saranno tante robe che si faranno all'interno del titolo. Ok. Bene bene. Joe, sai Alice, siete tornati. Bentornati. Cosa? Solo Ferid e Kyle? Che benvenuto tirato per i capelli. Ouch, mi offendi. Scusa. Pensavo che fosse meglio mettere a tacere questa storia della nostra visita a Raftplit. Miekis mi ha riferito dell'accaduto. Grazie per esservene occupati. George, Leon, scusate per tutto questo disturbo. Nah, non lo definirei proprio un disturbo. Abbiamo anche incontrato un sacco di gente interessante, è stato divertente. Meglio così. Vorrei sentire i vostri racconti, ma sarete stanchi. Perché non andate a riposarvi un po'? Ah, ma prima fareste meglio salutare vostra madre. Dovrebbe essere nella sua camera ora. Allora credo che mi farò un bagno e mi rinfrescherò un po'. Oh, vengo anch'io. Kyle? Scusa, stavo scherzando. Vorrei ben vedere. Ti ho già detto quanto sono felice di non averti lasciato andare a Lunas? Solo una decina di volte oggi, sua maestà. Mi rimetterò a mio agio nei rioni delle guardie reali. Oh, George, comunque, vieni a trovarmi più tardi. Stasera, a qualsiasi ora andrà benissimo. Ok. Ragazzi, qui adesso inizia a diventare tutto molto 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 interessante. Molto interessante. Ok. Andiamo dalla regina, che dovrebbe essere praticamente qua. Dovrebbe essere là dietro, dietro quella tenda. Ecco, la sala interna. Ecco qua. Principe, io aspetto qui. Sua maestà non ti ha mai invitato nella sua camera. Scommetto che deve parlarti di qualcosa in privato. Ovviamente Leon non è scema. Io sto rispondendo in questa maniera perché è anche importante essere gentili con Leon fino alla fine del gioco. Isn't Leon with you? I see. She wanted to give us some time alone, did she? Come on. Come a little closer. So you made friends with not only Hazwar, but Raja too, did you? What did you think? They're nice people, aren't they? Getting the support of those two will prove to be very helpful to you someday, esatto. I'm sure. And that day might not be very far away, I'm afraid. Gazelle is coming the day after tomorrow. I want you to know we're not just waiting around without any plan. We're taking every measure we can. We're certainly not going to let Godwin have everything his way. I wanted to tell you at least that much. Now go back to your room and get some rest, okay? You've grown so much. Pretty soon, you'll be taller than I am. A great big man like your father, Ferid. I've really been blessed with wonderful children, both you and Lim. I want you both to know how truly proud I am to have you. Sembra quasi un addio, eh?
Oh, principe, finita la chiacchierata? Hai il viso tutto rosso. Beh, non credo siano affari miei, ma... Via, possiamo andare. Ok. A questo punto, cosa molto importante, che non mi ricordo se si possa skippare o meno, è ovviamente andare nella propria stanza a riposare. Quello è obbligatorio per andare avanti. Ma la cosa importante è andare a salutare Limsleya. Quindi bisogna andare praticamente nelle stanze e andare in quella di Limsleya e andare a parlare con lei, salutarla. No. No, 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 ok. Esatto, il suo letto è sempre pronto. No, 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 no. Sala delle guardie. La stanza di Limsleya era dall'altro lato, mi sa. Sì, 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 sì. Non... Oddio, madonna, io ogni volta qua sto cazzo di castello mi non so mai dove andare. Ciao, Sua Altezza, come te la passi? Non ti vedo da tempo di Stormfist. Cosa ci faccio qui? Ferid mi ha chiamato. Ha detto che voleva parlarmi di qualcosa. Ma non so di cosa voglio discutere. Sono solo venuto qui subito. Vedete, già intanto abbiamo anche Murad in questo caso. Sì, perché sì, Limsleya è dall'altro lato, ok. Io ogni volta, ragazzi, mi dispiace, ma mi confondo sempre con sto castello. Io non so quante volte che ho giocato Shikoden 5 e tutte le volte che gioco Shikoden 5 non mi ricordo mai dove andare nel castello, praticamente. Cioè, tutte le altre zone me le ricordo, bene o male. Il castello no. Niente, non è inutile, non mi entra in testa. Che tra l'altro poi uno dice... Il castello è la parte iniziale del gioco, quindi in teoria dovresti ricordarla più facilmente visto che l'affronti più volte. No, è proprio perché è la parte iniziale che io me la rimuovo, perché è tutta lenta. Stanza di Sialitz, ecco qua, stanza di Limsleya. Joe, sei tornato. Com'era Raftfleet? Avrei tanto voluto venire con te. Ok. Bentornato, principe. Perfetto, qui era importante comunque parlarle. E adesso possiamo ritornare nella mia stanza e riposare. Ricordatevi, per avere comunque un finale buono non serve soltanto avere le 108 stelle in questo caso, in Shikoden 5, però bisogna anche avere un buon rapporto con Limsleya e un buon rapporto con Leon. Bisogna avere un buon rapporto con entrambe se si vuole avere il perfect ending. Ok, e adesso possiamo andare a dormire. Sì. Va bene, Sua Altezza, buonanotte. E qui abbiamo il colloquio molto importante. No. Allora è per questo che mi hai invitato a Falena, per chiedermi di fare questo. Non posso negare che in parte sia vero. Se dovesse mai giungere quel momento, lo farò io, se devo. Non importa quanto duro possa essere. Ma se per qualche altro motivo non potrò, dovrà pensarci qualcun altro. Dobbiamo essere preparati a tutto. E tu vuoi che sia io il tuo piano di riserva, vero? Sì, tu sei l'unico di cui mi fidi completamente. Odio tutto questo. Anch'io. Questa è una conversazione che in out of context si capisce poco, ma avrà un suo perché. Sarà molto importante. E qui nel frattempo abbiamo Giselle che sta arrivando a riscuotere il premio. Vedete che si sta raggiungendo Solfalena.
Eccoci qua. Tutti incazzati come dei mostri a vedere queste scene dove giustamente c'è una bambina, no? Con un uomo adulto che si devono sposare per un matrimonio puramente di interesse. Oddio, Ferit in fondo tutto buggato. Ragazzi, cosa sono quelle facce? Lady Silith, questo dovrebbe essere un evento gioioso, ma voi due mi sembrate così cupi. Che credo dovremmo... Beh, meno male che ve ne renderete conto. Silith è entrata in squadra. Ok, e qui adesso possiamo praticamente riprendere il controllo di tutto, ma non c'è tanto da fare in realtà. E qui possiamo in realtà parlare con tutti. Alcune regine di Falena dei tempi antichi si sposarono ancora più giovani della principessa Limslea. Mi chiedo se non fosse stato meglio celebrare il matrimonio oggi, oltre al fidanzamento. Cioè, sì, tutto insieme, proprio così, senza problemi. Tutti i dipendenti di Giselle sono qui. Che noia, vero? Credevo che al suo fidanzamento non potesse portare altre ragazze, eppure... Non è ancora giunto il momento, Sua Altezza. È troppo presto per innervosirsi così. Porta pazienza ancora per un po'. Oh? Sì? Che c'è? Perdonami, era assorta nei miei pensieri. Ehi, principe! Dovresti gridare... No, non permetterò a nessuno di portarmi via mia sorella! Vedrai che trambusto. Calla. Joe, che succede? Che strana atmosfera, non sorride nessuno. Perché quel muso, Joe? Sei qui per celebrare il fidanzamento di tua sorella. Su, sorridi. Sarà solo per qualche ora. Ciao, Sua Altezza, quanto tempo. Innanzitutto mi scuso per l'assenza di mio padre. Voleva venire, ma gli ho chiesto io di rimanere a casa. Francamente trovo un po' imbarazzante essere accompagnato da mio padre a questa età. Ok. Prima di parlare a Ferit, che ovviamente mi permetterà di andare avanti con la storia, io in realtà volevo salvare. Volevo andare a salvare, perché qui adesso c'è una parte molto importante in realtà. Dove una battaglia in teoria è mezza scriptata. E mentre invece un'altra no. Cioè, un'altra si può vincere, mentre invece c'è una seconda battaglia che sarà praticamente mezza scriptata. Quindi devo essere al pieno delle mie energie, devo essere al pieno delle mie forze, praticamente. Ok, salvato, quindi possiamo scendere. E parliamo con Ferit. Adesso possiamo parlare con Ferit. Ok, qui adesso incomincia finalmente tutto ciò che il gioco ci ha permesso di fare. Ecco, hai girato abbastanza? Sì, direi di sì. Capisco. È ancora presto, ma questo giorno è dedicato a Lim. Deve essere stanca. Meglio riposarsi un po'. Ok, e qui adesso, ragazzi, comincia Shigoden 5. È qui che inizia. Gazelle, evening, sir. Is the banquet over already, sir? Yes.
It's the princess's bedtime, you see. A little while ago, an attendant came by and brought us some of the banquet food. It was quite delicious. Thank you. Hey, what's wrong? Getting sleepy. Ecco qua. Gazelle, sir. Please wait aboard the ship, sir. We'll come see you when it's over. Guarda chi c'è lì. The scholars have arrived. I want you to take them to the sealed room right away. Yes, I know. Quello è un personaggio che già conosciamo. Something about his manner disturbs me. I want him watched. I'll put someone on him. You can rest assured. Fine. Do that. Gazelle, sir. What about Lady Sylides? Worried about the lady, are we? How sentimental of you. You have your orders. Just do as instructed. Yes, sir. Qui adesso comincia ufficialmente Shippuden 5. Aha! Caught you. Ecco qua. We knew you guys would put Dark Arcanum in the banquet food. And that's why we all took an antidote beforehand. We've got you all now. Don't even try to make any excuses. Godwin didn't see this coming, I bet. Fools. What did you say? The reason we used that drug was so we wouldn't have to sacrifice so many of you. Now there's only going to be more unnecessary bloodshed. Give up! You have no chance! Is that so? Sentite anche la voce modificata. E guardate anche lui quanto m'ha tolto. Cazzarola! Pensavo che il vento curativo mi curasse prima. No, mica però perdere lui che perde l'esperienza, sinceramente. Oh. Vabbè, niente, rip. Non lo devo mai mettere davanti a lui, che sennò non prende esperienza. Sì che lui non mi ricordo se dava tanta esperienza o meno, però vabbè. Vabbè, non ne dava tantissima, però era comunque una buona esperienza. Ma cos'era? Era forte come un demone. Chissà se è un membro di... Chi sei tu? Rispondimi. Dannazione, veleno, la più sicura delle evasioni. Forse abbiamo sottovalutato il nostro nemico. Se sono tutti così tosti, siamo nei guai. Sì, anch'io. Almeno scendiamo. Leon, arrivo. Ok. Qui adesso ci curiamo, perché ovviamente devo curarmi. Ok, e come formazione adesso... No. Ecco, mettiamo Leon davanti e io e Sialitz dietro. Così non subisco troppi danni. E poi tra l'altro Leon è anche più forte di difesa fisica, quindi va bene. Stanno ancora combattendo. Non li abbiamo ancora sconfitti e se ci battessero loro... Non saremo di aiuto a nessuno se ce ne stiamo qui. Andiamo. Bellissima sta hosta. Questa è una delle hoste più belle di Shikoden 5. Ovviamente qui incontri casuali contro
ovviamente i soldati di Godwin, che giustamente ora riempiono tutte le sale. Intanto sono anche abbastanza robusti. Beh, non tanto, però. Non mi aspettavo. Sfera cavaliere addirittura mi ha droppato. Non me lo ricordavo sto drop. Dobbiamo trovare un'altra via. Ok, andiamo. Ovviamente non vi farò vedere tutti gli incontri casuali. Cos'è stato? Ashtat non avrà mica usato la runa del sole. Il rischio c'è. Too late. He only has one wound, a fatal one. We're not dealing with any amateurs here. I'd say that fellow was a little too weak, that's all. Kildrick! Well, well. Hello there. I'm glad to see you've saved us the trouble of coming to get you. But why are you... I get it now. You never were a gladiator in the first place, were you? Very perceptive of you. At the Sacred Game Finals, you had to go and interrupt me just when we were getting to the very best part. I've been hoping to get the chance to thank you for that, you know. Back off! Now I see. You're the reason our Dark Arcanum didn't work, aren't you? Don't you remember me? I guess I really shouldn't be surprised. We were just little kids back then. But I remember you, Mismar. Mikavut! No, that's impossible! So you do remember me then? This just keeps getting better and better. Il passato che Imagine ritorna. That, a Queen's Knight's apprentice, his Royal Highness's bodyguard, one of our old friends. Leon, what are these guys talking about? Prince! Lady Sialite! Hurry! Huh? Run! Not so fast. Ecco qua. E qui adesso dobbiamo combattere contro Kildrick. Solo che Kildrick e Dolph sono fortissimi. Sono letteralmente fortissimi. E quindi non credo di riuscire a sopravvivere troppo. Here we go. Figurati se funziona. Loro sono messi distanti, quindi non si colpiscono tra di loro, ovviamente. Chiamali scemi. Allora con lei facciamo così. Eccala. Già, one shottata proprio. Qui c'è poco da fare. Loro sono molto più forti. Che peccato. Le tue abilità superavano persino le mie. Ah, cavalieri. Il vostro stile di combattimento è solo scena. Vi servirebbe di più saper ballare. Trascurate tutti, l'unica cosa che conti davvero in combattimento. Uccidere. Che perdita di tempo. Oh, questa qui ha ancora la forza di rialzarsi. E che sguardo acceso, mi fa venire voglia di ucciderla. Forse sarebbe più divertente sbudellare il suo bel principe davanti ai suoi occhi. Ma
Non tutto è perduto. What? Zegai. Zegai. Vedete anche come le rune vengono utilizzate addirittura dentro le cinematics per far capire che sono una cosa proprio dell'uso comune del gioco. Fighissima questa roba. Ci hai salvato. Scusate se ci ho messo così tanto. Non importa, com'è la situazione? Non è buona. Il nemico è dannatamente forte, molto più forte delle nostre guardie. Ci hanno messo in ginocchio. Non ce l'avrei mai fatta da solo. Se Zegai non mi avesse aiutato... Dove avrà trovato simili guerrieri, Godwin? Sono membri della Porta dell'Occulto. Ne sono sicura. Cosa? Ma Ashtat sciosse quel gruppo. Lo credevo anch'io. Ma Lord Godwin deve averli riuniti in segreto. No, non può essere vero. La Porta dell'Occulto ha ucciso la madre di Giselle. La morte di Marshall. Sono i nostri acerrimi nemici. E tu mi stai dicendo che Godwin ha avuto la Porta dell'Occulto dalla sua parte per 8 anni? Sì, esatto. Leon, come fai a esserne così sicura? Non ora, ma ti prometto che un giorno te lo dirò. Dopo che saremo usciti da qui, principe, dobbiamo andare. Ora. La tua massima priorità sta fuggendo. La Porta dell'Occulto vuole anche il tuo di sangue. Principe, cerca di capire. Devi difendere la tua stirpe, e questo a volte significa fuggire anche quando vorresti rimanere a lottare. Devi lasciarci svolgere il nostro lavoro e proteggere la tua famiglia a qualsiasi costo. Troverò Sua Maestà la principessa. Tu e Lady Silas fareste meglio ad affrettarvi ora. A te sta bene, Lady Silas? Sì, prenditi solo cura di Ashtat e Lim. Non ti deluderò. Leon, affido la sicurezza del principe e di Lady Silas nelle tue mani. Ricevuto. Ci vediamo presto, Kyle. Zegai, andresti col principe? Meglio se rimango qui. Bisogna ancora combattere. Lo so, ma ti prego, mi sentirei meglio se ti sapessi con loro. Ok. Grazie. Vado prima io. Concedimi un po' di vantaggio, poi scappa. Buona fortuna. E Zegai è entrato ufficialmente in squadra, anche se solo per il momento. Zegai è estremamente forte, guardatelo, ha praticamente 220 PS e infatti ora in formazione noi Zegai lo scaraventiamo davanti. Lady Silas la mettiamo dietro e questa è la nostra formazione. E ragazzi, e da qui direi che per il momento possa essere tutto. Abbiamo fatto abbastanza e la prossima volta chiuderemo la fuga da Solfalena.